Allora, abbiamo montato la spinta. Allora, bambini, mi metto qui vicino, così vedete che non è pericolosa. Adesso voi potete parlare con questa. I bambini. Ho sentito un bambino che cantava prima. Come una mia ranna. C'era la mamma? Sì? Allora, stavo dicendo che ti avevo sentito cantare la mia nanna, vuoi provare? Era per consolarti? Possiamo cantarla insieme se vuoi. Sì, hai sentito, sì? Sì, ho sentito. Ok, te l'ho promesso. Però io non so cantare bene, eh? Aiutami, cantiamo insieme. Cantavi così prima? Mi dici come ti chiami? Parlate con me. Mi dite i vostri nomi. Bambini? Il nome dei bambini? Io voglio parlare solo con i bambini. Li lasciate parlare, per favore. Io sospenderei questo. Ora ci siamo spostati nella piccola cappella fuori dall'ex ospedale psichiatrico. E adesso Giuseppe, senti, daresti la telecamera a lui così? Sì.
te magari sei un altro strumento, lui si riprende insieme a me per poter fare una cosa. Questi sono banchi. Piccoli banchi, quindi qualcuno forse veniva qui a scuola per fare un po' di scuola. Allora viene qualcuno a sedersi qui? Da quell'altra parte c'è una specie di altare. Sì, c'è un incavo. No, non ci penso neanche, anche perché questa sedia sotto questo che rimane dell'altare non mi sembra per niente una cosa bella. Beh, sicuramente non mi sarà stato permesso di arrivare fino a questo punto, perché le suore non volevano, vero, che vi avvicinaste all'altare. Giusto? Mi è sembrato di sentire dire sì. Adesso io vorrei provare a fare un esperimento. Vorrei che Giuseppe rimanesse qui da solo con la telecamera e il registratore professionale insieme ai bambini per qualche minuto. Vuoi? Sì. Ok. Proviamo. Sì, sì, benissimo. Mi sembra di essere tornata a scuola. Come? Mi sembra di essere tornata a scuola. Perché? Perché essere seduti a un banchino, sì, mi fa ricordare di essere bimbo, di essere stato bimbo. Okay. Ti fa immergere in questa situazione, cioè in questa sensazione bellissima. Tornare su banchi di scuola, anche se questo è stato un posto pieno di sofferenza. Ma non mi ha risposto nessuno. Vabbè, non importa. Ma come
da soli. Ero in pace. Beh. Stavo benissimo. Bene, non ti ha fatto bene a te. Se vuoi vado via, se lo stai. No, no. Venire qui a Guscello era uno dei miei sogni e purtroppo da una telecamera e dagli audio non sono in grado di farvi provare le emozioni proprio e le sensazioni fortissime che ho provato. Tuttavia con l'analisi della strumentazione proveremo in qualche modo a farvi avere una piccola idea di quello che è stato questo viaggio in questo mondo così particolare dell'infanzia. Viaggio complicato, un viaggio di sensazioni belle in un luogo di dolore per i ragazzi che in un'età dove dovrebbero vedere solo cose belle. Noi vi diamo appuntamento alla prossima indagine. Per questa sera è tutto. Vi ringraziamo. Ciao.